Dovremmo essere in diretta, buonasera a tutti. Buonasera. Vi chiedo gentilmente di darci un feedback nella chat perché abbiamo una serie di problemi tecnici. La connessione di Pietro è molto ballerina, è appena sparito. Per fortuna la mia e quella di Gianmarco sembrano tenere. Dove ci Pietro siamo? vive in campagna e quindi è sempre un po' un cinema fare le dirette con lui. Ci proviamo lo stesso, magari se Pietro ci sente, può tornare quando vuole e nel frattempo cominciamo noi. Io non ci dovevo essere, quindi la scaletta non me la ricordo, però Gianmarco è bravissimo Ma sì, e ma sì. la improvvisiamo in qualche modo. Assolutamente. Comunque, quali Vedo. sono i pro e i contro di vivere in campagna? Quella che comunque Pietro abita in un posto bellissimo, però purtroppo la connessione non è mai a 100. Ecco, per fortuna vedo che qualcuno già sta dicendo si vede, si sente bene, io vi vedo, grazie Emilia. Perfetto. Allora, intanto così, mentre ci dite si vede, si sente, prendete confidenza con la chat perché le dirette vale la pena farle se voi partecipate. Ecco che Assolutamente. è tornato Pietro. Vediamo un po' se riusciamo a farla tutti insieme. Eccoci qua, Pietro. No. Ci sei, ci vedi, ci senti? Sei in diretta. Ci dicono che ci vedono e ci sentono bene. Perfetto. Allora, il tema di oggi è un tema su cui abbiamo ricevuto tantissime richieste come orto da coltivare. Dentro nel corso di potatura, io e Pietro abbiamo ricevuto una serie di persone innesti. Ci siamo cercati un esperto e alla fine abbiamo trovato Gianmarco alla fine. alla fine perché di esperti di potatura non, ce ne sono tanti, di presunti esperti di potatura almeno ce ne sono tantissimi, mentre sugli innesti di persone che sanno innestare bene, mistero, ce ne sono davvero poche. Gianmarco, non fatevi ingannare dalla faccia giovane, perché non so tu quando hai iniziato a innestare, Gianmarco, nella Allora, culla. ho 24 anni, ma sono 14 anni che innesto. Ho iniziato da piccolino, è stata una passione. Vabbè, io la passione per le piante l'ho sempre avuta. E quando ho scoperto che delle piante potevano fondersi e creare un unico sistema, sono impazzito. Quindi i primi esperimenti degli innesti l'ho fatto che ero poco più di un bambino, ero un ragazzino, 10-11 anni. Per cui tanti anni, sì. Pietro, vuoi provare a dire qualcosa così vediamo se ti si sente, se va la connessione? Ciao a tutti, buonasera a tutti quanti e benvenuti. Vediamo un po' se stavolta riusciamo a farla girare. Allora, intanto siamo già in più di 200. Ciao a tutti, dicendo. Siamo sia su YouTube che su Facebook. Quindi abbiate pazienza se non riusciamo a rispondervi proprio a tutti in chat, perché seguire due chat è sempre un po' un casino, però le domande le vediamo tutte. Durante la diretta vi invito a scriverci e chiederci. Allora, intanto. Tra l'altro, questa sera cercheremo di rispondere a più domande possibili. Nel caso non dovessimo riuscirci, vi dico, scrivete nei commenti, poi comunque la diretta rimane condivisa, cioè rimane online per quel che so, per cui magari io, se vedo dei commenti, vado a ripescarli e vado a rispondere direttamente. Qua arrivano già i complimenti, Gianmarco. Ci vuole passione. Ecco, io lo dirò poi anche alla fine, o lo dirà Pietro. Gianmarco ha un canale suo su YouTube, Gianmarco Mapelli, che vi invito a seguire perché
c'è dentro tanta passione e tante informazioni affidabili, ecco. Poi sta facendo video anche su Orto da Coltivare, quindi magari l'avete già incrociato nei 5-6 video che abbiamo fatto. Io direi che un po' di ritardatari li abbiamo aspettati, sono le 9:05, per cui possiamo introdurre il tema della serata. Intanto vi chiedo, così è utile a noi, una presentazione, cioè se volete il vostro rapporto con gli innesti, che può essere che siete esperti, che ne avete fatto qualcuno, che ne avete provato a fare senza successo, che vorreste farli, così anche Gianmarco si rende conto di chi c'è dall'altra parte e tara un pochino l'esposizione. E poi magari scrivete da dove ci state guardando, in modo tale che sappiamo da dove venite. Assolutamente. Io lascio la parola agli esperti di piante, perché io qua mi piace sempre pensare che su Orto da Coltivare sono il più ignorante, quindi mi tiro via e lascio a Gianmarco e a Pietro. Esco fuori solo se la connessione di Pietro fa gli scherzi, ma vi seguo, magari scrivo in chat qualcosina. L'unica cosa che vi dico prima di andare via è che Gianmarco ha preparato una bomba di regalo sugli innesti, che quindi restate fino alla fine, perché ci sono le sorprese. C'è una bella sorpresa, secondo me è proprio bella. Grazie vi mille, saluto. Matteo, grazie mille, a dopo. Eccoci. Mi vedi e mi senti, Pietro? Orca, Peter. Io ti vedo benissimo. Lo vedete bene tutti? Problema audio. Comunque, inizio a presentarmi io. Inizio... Ecco, è tornato Matteo. Allora, prima... Mi tocca. mi tocca. Pietro, quando ci sei batti un colpo, intanto vai, stavi partendo benissimo. Sì. Mi presento un attimo per chi non mi conoscesse. Come ha detto Matteo, ho un canale YouTube e collaboro anche con Orto a Coltivare proprio sul canale, facendo dei video ultimamente sugli innesti, però in realtà l'ambito botanico, diciamo, è il mio. Ho 24 anni, mi chiamo Gianmarco Mapelli, abito tra la provincia di Milano e Bergamo. In realtà è un po' misto, perché abiterei in provincia di Milano, però l'accento vuole che sia anche un po' di Bergamo. Diciamo che per i milanesi sono bergamasco, per i bergamasco sono milanese. E sono sempre stato appassionato di piante. Da quando ero piccolo, da quando ho memoria, le piante comunque sono sempre stato il centro della mia vita. Tanto che anche poi come percorso di studio ho fatto agraria alle superiori e poi all'università ho fatto produzione e protezione delle piante, quindi più specifico di questo sulle piante non poteva esserci. Dopodiché ho avuto la fortuna di seguire da vicinissimo molti progetti già da qualche anno. 3 anni fa, insieme a praticamente un gruppo di amici, è partito il primo mio progettone, l'Orto Botanico Casnida, che è un orto botanico a Treviglio, molto in centro, è un giardino di 3.000 metri quadrati, tra l'altro su terreno edificabile, quindi tutto un valore aggiunto anche sulla salvaguardia del territorio. E lì facciamo educazione ambientale, dai più piccoli ai grandi, quindi comunque l'ambito divulgativo c'è assolutamente, oltre ad essere un orto botanico come tutti gli altri, quindi fare anche conservazione della biodiversità e tanto altro. In contemporanea ho iniziato a collaborare con un parco del WWF, quindi alla gestione, collaboro per la gestione di un parco, il Renova Park. Anche lì progetti di educazione ambientale sono alla base, quindi tutti gli anni ho la fortuna di vedere qualche centinaio, se non migliaio, di bambini, e diciamo, il mio lavoro è proprio quello di insegnargli quelli che sono gli elementi della natura e come si comportano all'interno di un ecosistema. E da un annetto ho aperto un'azienda agricola che però ha come obiettivo quello di promuovere la biodiversità. Quindi all'interno del parco facciamo produzione di miele, perché abbiamo delle arnie, tra l'altro alcune arnie di apicoltura naturale, questa è un'apicoltura particolare, facciamo le confetture,
facciamo gli oli essenziali, tutto con le essenze del bosco. Quindi anche lì l'azienda agricola l'ho aperta, però sempre con un obiettivo, che è quello della comunque tutela della biodiversità. E poi, siccome già facevo poche cose, ho iniziato pure l'avventura YouTube, iniziata in pandemia, perché in casa mi sono detto cos'è che posso fare, cioè comunque per quanto riguarda salvaguardia dell'ecosistema, della natura, come posso rendermi utile, mi è venuto in mente proprio quello di fare video. Ho la fortuna di avere un giardino, quindi il primo video del canale sono nel mio giardino perché era l'unico punto in cui potevo stare, e poi man mano, da un annetto, anche lì da circa un anno, ho iniziato invece a fare video un po' più spesso, investirci un po' di più, e tra l'altro proprio oggi sono arrivato a 10.000 iscritti. Oh, non ho fatto tutto da solo, c'è Davide che è mio amico da quando eravamo ragazzini e di supporto assoluto al canale, perché è regista, videomaker, ideatore anche lui, quindi non sono assolutamente solo. Beh, allora è l'occasione per festeggiare, insomma, Gianmarco. Esatto. 10.000 iscritti è un traguardo non da poco. Assolutamente, davvero. Emozionatissimo. Tra l'altro questa diretta proprio coincide con la giornata in cui abbiamo fatto 10.000. Sembra fatto apposta. Esatto. Bello, bello, bello. Fra l'altro storie anche molto simili, perché anche per me i video sono diventati importanti. Lo erano già, ma in pandemia, insomma, ed è stato lì poi che ci siamo conosciuti con Matteo e abbiamo cominciato a fare un po' di cose insieme. Allora, vediamo un po' se la connessione ci assiste. Insomma, adesso ti si vede, ti si sente benissimo. Quindi sembra che ci siamo. E io direi ci addentriamo nel tema della serata. Abbiamo fatto un po' le presentazioni e andiamo subito a fare la domanda un po' base, no? Premettendo che gli innesti accendono la curiosità, l'interesse in maniera impressionante. Insomma, quando si parla di innesti, gli appassionati delle piante si accendono, come è successo anche a te da piccolino, no? Quindi partiamo subito con la domanda chiave. Cosa sono gli innesti? Allora, l'innesto, adesso faccio, poi abbiamo tutta la diretta per capire bene cos'è un innesto. Comunque, certo, l'innesto, certo, è la fusione, esatto, l'innesto è la fusione tra due parti di pianta. Quindi una pianta sarà quella che andrà a costituire la parte basale, il portennesto, quindi si chiama portennesto, e è quella che andrà a costituire le radici. Invece poi l'altra parte di pianta, detta nesto o marza, sarà quella che andrà a costituire l'apparato aereo, quindi i rami e le foglie. L'innesto, tra l'altro anche qui sciolgo subito un dubbio, quando io vado a fare un innesto le due piante si fondono, cioè nel senso si uniscono, ma rimangono due organismi separati, cioè il loro DNA non si mischia. Se io innesto un albicocco e un susino, non mi uscirà fuori un misto tra un albicocco e un susino, ma la radice rimarrà sempre quella di un albicocco e sopra cresceranno le susine, tanto che loro collaboreranno per un unico sistema, quindi è proprio una collaborazione stretta tra due piante. Però se quando cresce la pianta ci sono le susine e tutto, però io vado a tagliare la pianta, quello che ricrescerà, i polloni che ricresceranno dal terreno, saranno quelli dell'albicocco. Quindi la pianta che per magari 10 anni non ho visto, perché effettivamente era quella che costituiva l'apparato radicale, quindi una pianta al mio occhio invisibile, ma che però in realtà è ancora lì e tra l'altro è lì immutata, rimane sempre un albicocco. Le piante hanno questa grandissima capacità di collaborare in natura, ma questo vale per tutto, anche in un bosco. Piante di specie diverse collaborano per creare un ecosistema. La loro capacità di collaborare è così forte che addirittura se noi insistiamo e le mettiamo assieme, alcune piante riescono a creare un nuovo sistema. Fantastico. E sì. Spesso riesce. Senti, a essere anche più. E che vantaggi abbiamo da questa operazione qua? Perché dobbiamo fare, no? Qualcuno dice, oh, che fa? Gli scienziati pazzi, fate Frankenstein. No, c'è un motivo sotto, no? Assolutamente, più di uno, sono tanti motivi. Allora, diciamone due, tre, diciamo i primi più basilari. I più basilari. Allora, l'innesto, quello che ad esempio potreste fare voi in giardino, chi ha un giardino, chi ha pochi alberi da frutto,
è quello di magari aumentare la qualità del frutto. Io ho un frutto selvatico, come può essere magari un susino selvatico. Il selvatico non significa che non fa i frutti. Quasi tutte le piante fanno i frutti, perché è il loro modo di riprodursi. Fanno dei frutti con dei semi che poi è quello che gli permette di propagarsi. Però magari ho il ciliegio, il susino selvatico, che fanno dei frutti piccoli, magari un po' asciutti, asperi. Voglio cambiare la varietà e quindi cosa faccio? Faccio un innesto. Quindi a una pianta che è selvatica ci posso andare a innestare sopra invece una varietà di frutto più pregiata, più addomesticata. Ad esempio, ho un susino selvatico, ci vado a innestare sopra il susino goccia d'oro. Quindi da un susino selvatico poi avrò delle prugnette, delle susine invece di alta qualità. Allo stesso tempo, cosa succede? Che noi abbiamo come radici una pianta selvatica, quindi un apparato radicale molto forte, e quindi addirittura dopo questo innesto io avrò delle susine goccia d'oro, ad esempio, ma che saranno su una pianta particolarmente sana, quindi la possibilità di avere addirittura una pianta più produttiva. Esatto. Un secondo motivo importante che mi viene in mente invece riguarda la questione più sanitaria. Ad esempio, noi in Italia e in Europa possiamo produrre ancora l'uva, quindi produrre il vino, semplicemente perché abbiamo importato dall'America il portennesto americano, di vite americana, che è resistente alla fillossera. Infatti, tempo fa abbiamo avuto un'epidemia, il secolo scorso, se non di più, l'epidemia di fillossera, che è un insettino che andava a intaccare gravemente le piante di vite europea. E la vite europea non resiste alla fillossera. L'apparato aereo magari riesce a resistere, ma l'apparato radicale ne veniva troppo compromesso. Allora cosa si è fatto? Abbiamo importato la vite americana, che invece era resistente alla fillossera, perché ha avuto una coevoluzione con la fillossera. Venivano tutte e due dall'America, anche la fillossera infatti viene proprio da lì, e innestando la nostra vite europea sopra la vite americana siamo riusciti praticamente a debellare la fillossera, che oggigiorno invece è una malattia minore. Stessa cosa tra l'altro sta avvenendo negli ultimi anni con la xylella, l'ulivo. Sì, la xylella fastidiosa è un batterio altro che fastidiosa, molto di più, che proprio porta la moria degli uliveti, e un modo per contrastarla è innestare sopra gli uliveti, magari anche secolari, il leccino, che è una varietà di ulivo non immune ma più resistente, che qualche possibilità in più con la xylella ce l'ha. Per cui l'innesto può proprio anche salvare le piante. Infatti quello che è anche il mio consiglio è: innestate quando fa comodo voi, ma capite che è un qualcosa che può far bene anche la pianta ed è un qualcosa di sensato. Perfetto, ottimo. Allora guarda, io butterei dentro già un paio di domande che arrivano, le prendiamo un po' a spot, noi abbiamo una scaletta, quindi seguiremo un certo percorso, insomma, ma ogni tanto diamo spazio alle cose che vengono chieste. Prima però vi ricordo che alla fine Gianmarco ha preparato un regalo che credo che sarà molto utile e apprezzato da diversi di voi. Per cui rimanete fino alla fine, che poi diremo cos'è, insomma, ecco, ve lo sveleremo. Ci sono già due o tre domande sull'innesto dell'actinidia, che è la pianta che produce il kiwi. Spesso facciamo l'errore di chiamare l'actinidia, di chiamarla kiwi. In realtà proprio la pianta si chiamerebbe actinidia. Qualcuno ha chiesto, addirittura, vado su a vedere chi è, Domenico, ha chiesto: posso innestare una pianta maschio su una pianta femmina? Anzi no, lui ha una pianta maschio e vorrebbe innestarci sopra delle marze di kiwi femmina. Quindi, innesti di kiwi li conosci? Sai consigliare a Domenico qualcosa? Certamente. Allora, l'actinidia è una di quelle piante che prima si innesta meglio è. È una pianta che preferisce essere innestata da giovane, più che altro perché fa un po' fatica a cicatrizzare e oltretutto è una pianta particolarmente vigorosa, quindi nel momento in cui noi dobbiamo andare a fare un innesto, noi tendenzialmente facciamo dei tagli che risultano drastici. Quindi poi la pianta ha delle riprese vegetative forti e il rischio che il portennesto che sta sotto continua a riproporsi negli anni con dei polloni, con dei succhioni. Quindi
l'actinidia prima si innesta meglio è. Alla domanda si può innestare femmina con maschio? Assolutamente sì, si può fare. Addirittura noi potremmo pensare di mettere solo piante femmine al nostro impianto di actinidia e innestare solo magari un ramo o due di actinidia maschio, così da comunque garantire l'impollinazione, ma non avere una pianta adibita solo a quello. Questo ovviamente è un consiglio non per chi ha 200 piante di actinidia, ma chi magari in giardino ha l'occasione di mettere solo due o tre piante e avere una pianta dedicata solo all'impollinazione magari risulterebbe troppo, e voglio due piante produttive, allora cosa faccio? Ci innesto sopra un ramo maschio. Quindi è una cosa che si può assolutamente fare. Fantastico, ottimo, grazie mille. Io vediamo se ne pesco un'altra di domanda. C'era qualcuno che chiedeva, ho delle vecchie varietà di albicocche. Se semino l'armellina del nocciolo, mi cresce un selvatico o mi dai frutti? Quindi praticamente chiede, se io prendo un'albicocca, pianto giù il semino, che succede? Allora, il semino sarebbe il nocciolo, Il nocciolo dell'albicocco, in questo caso? Stava parlando l'albicocco? Sì, credo proprio che intendesse questo Alessandro. Alessandro. Allora, le piante tendenzialmente loro preferiscono riprodursi per seme, perché senz'altro certo, è quello su cui loro investono. Ma perché loro fanno questo investimento sul seme? Perché tutte le volte che si produce un seme c'è stata una riproduzione sessuata, quindi un rimescolamento genetico. Quindi sono rare i casi in cui quando vado a mettere un seme mi ricresce la stessa identica pianta. Per cui io ho una ciliegia ferrovia, vado a mettere quel seme lì, non avrò poi la pianta che fa le stesse identiche ciliegie, perché c'è stato sempre un rimescolamento genetico. Questo non significa che i frutti della pianta che produco da seme non siano buoni, però spesso va a riprodurre quello che è un po' un selvatico, quindi si va a inselvatichire un pochettino il frutto. Io magari ho un melo che fa delle mele belle sostanziose, belle grosse, prendo il semino, pianto questo semino, crescerà un melo che dopo qualche anno magari non farà quelle mele sostanziose, le farà un po' più piccoline. Infatti, tanto che si chiama porta innesto franco, quel porta innesto nato da seme. Quindi tendenzialmente, certo, quando io vado a creare una pianta col seme, diventa un'ottima pianta da porta innesto, perché prende tutte quelle caratteristiche di vigoria adatte, quindi a costituire un apparato radicale. Quello che è il mio consiglio è comunque di magari di tentare. A me piace sperimentare. Io in giardino e in giardini di amici ho delle piante stupefacenti a cui però non ho eseguito nessun innesto. Venute da seme, ottimo. Venute da seme, vediamo che cosa esce fuori e poi è uscito anche qualcosa di giusto. Altre volte invece no, magari è meglio innestare. Se devo dirla, alcune piante che magari non serve l'innesto, ad esempio il nespolo giapponese è una di quelle piante che si riesce a propagare anche per seme, perché il frutto, se ci pensate, no, di nespolo giapponese quanti ne esistono? Allora, tendenzialmente è una, poi esistono delle varietà anche giù al sud, magari c'è quella un po' più grande, c'è quella un po' più gialla, quella un po' più arancione, però c'è meno diversità genetica. Invece, per quanto riguarda le mele, dalle mele rosse alle mele gialle alle mele verdi, in Italia abbiamo migliaia di varietà di mele, per cui risulta più conveniente magari innestare un melo. Invece per quanto riguarda un nespolo giapponese, ad esempio, non è così necessario. Ho perso Pietro, ragazzi, però confidiamo nel fatto che torni tra poco. Adesso tanto abbiamo tutta l'ora per noi. Ecco Matteo. Niente, sembra che tocchi a me. Mi sentite? Perché Pietro mi aveva buttato fuori da un momento all'altro. Boom, sono sparito. Eccolo qui, scusatemi. No, Gianmarco, io facevo questa riflessione, no, finché mi raccontavi che l'innesto è un modo di propagare lo stesso identico DNA, no? Sì. È che da una parte è estremamente interessante perché ci permette di avere in tavola la frutta che conosciamo come la conoscevano anche i nostri nonni, no? Certo. Dall'altra, quello che dicevi dello sperimentare comunque è
lo sperimentare con il seme, mettendolo, vedendo cosa potrebbe, insomma, succedere. Anche quello è molto interessante, perché è un seguire il processo naturale dell'evoluzione, perché di fatto quello è, no? Quindi molto carina questa cosa, che si può andare anche su due binari, no? Volendo. Assolutamente sì. Un appassionato di innesti non può essere altro che anche un appassionato di piante. Per certo. Cui quello che sì, si può innestare nel momento in cui ci rendiamo conto che è la scelta migliore, ma spesso una scelta intelligente è anche quella di non innestare, perché magari la pianta ci regala qualcosa che noi magari non ci aspettavamo e con un innesto non saremmo riusciti ad ottenere. Fantastico. Allora, ci sono 2000 domande, ma io andrei intanto avanti con un altro capitolo, insomma, di quelli che avevamo messo in pista, insomma. Ti chiedo questo: gli errori da non fare, ovvero come mai fallisce un innesto? Scherzando prima, quando ci siamo collegati, no? Dicevamo, allora, questo è un innesto a spacco, questo è un innesto a gemma. Gianmarco mi ha fatto vedere una foto e io ho detto, e questo è un innesto a bischero, perché era completamente cannato, no? Allora direi che è interessante, anche perché io ho pochissima esperienza appunto con gli innesti. Ho fatto qualche tentativo, qualcosina è andato bene, ma qualcosa è andato anche male. Certo. Quindi la domanda che ti faccio è questa qua: come mai fallisce un innesto? Cos'è che bisogna non fare? Non fare. Allora, quegli innesti esistono, adesso io dico poche regole, ma mi rendo conto che per chi si interfaccia per la prima volta magari non sono neanche poche. Però ci sono degli elementi chiave che ci permettono la riuscita o meno dell'innesto. Il primo, senz'altro, è il primo elemento da capire è il cambio, che è non altro che una sezione del fusto della pianta. Il cambio è una linea di cellule meristematiche che si trova appena sotto la corteccia. Quindi, queste cellule meristematiche sono quelle che si occupano della crescita della pianta. Quello che noi dovremmo andare a fare è far combaciare i due cambi. Abbiamo un portainnesto, abbiamo una marza, non dobbiamo incastrarle come ci viene comodo, ma dobbiamo far sì che i cambi combacino. Quindi la prima cosa che andiamo a vedere proprio è quello, capire dov'è il cambio. Io adesso condivido lo schermo, così vi faccio vedere un'immagine. Perfetto. Condivido. Ok. Eccolo qua. Dovremmo esserci. Benissimo. Perfetto. Sì. Qui potete vedere, qua è un innesto a spacco, dopo magari vedremo pure qualche tipo di innesto. Ci troviamo con la marza, che è quella sopra, e quindi il ramettino più piccolo, e il portainnesto, che è invece la pianta che rimane sotto, più grande. Potete notare che la marza è inserita dentro il portainnesto, ma vanno a combaciare perfettamente queste due linee arancioni, leggermente più scure, che si trovano sotto praticamente la corteccia. Questa linea scura, leggermente evidenziata, è proprio il cambio, quindi il punto dove può avvenire la fusione. Se io metto la pianta mezzo centimetro più fuori, la marza mezzo centimetro più fuori o mezzo centimetro più dentro, l'innesto non può verificarsi, la fusione delle due piante non avviene. Quello che è un errore, quindi potete subito intuire, è il fatto che non si rispetti il cambio. Ecco, qua abbiamo l'esempio invece qua, di un innesto venuto perfettamente. Questo innesto non l'ho fatto io, però mi prendo comunque il merito di averlo fotografato. Qui potete vedere che quasi quasi non si vede l'innesto che è stato fatto. Possiamo vedere qui c'è un leggero ingrossamento, che è proprio il punto di innesto che è stato fatto probabilmente 10 anni fa. Sì, sì, allora, sì. Anche qua possiamo vedere una fusione che è avvenuta, qui sempre un innesto a spacco, quindi le due piantine che si fondono, e questo è l'errore. Qui invece casca l'asino. Potete, com'è che l'avevi nominato questo innesto, Pietro? E questo è l'innesto a bischero. A bischero, esatto. Esattamente. Come direbbero a Firenze, questa è proprio fiorentina come affermazione. Questo innesto potete notare che è stato, la marza è stata inserita perfettamente in centro al ramo, che uno logicamente pensa, vabbè, è giusto, io inserisco la marza perfettamente in centro così che l'innesto avvenga. In realtà quello che non è stato rispettato è proprio il cambio,
perché noi in mezzo al fusto del portennesto non troviamo niente, troviamo il legno, troviamo comunque una parte del fusto che non è neanche più linfatizzata. Quindi quello che saremmo dovuti andare a fare è proprio inserire la marza lateralmente per far combaciare i cambi, quello che abbiamo visto precedentemente, proprio qua. Quindi la marza inserita lateralmente. Altri errori che si possono fare, ce ne sono tantissimi. Ecco, qua ad esempio possiamo notare invece un innesto avvenuto correttamente, si tratta di un innesto a triangolo, però potete notare lo squilibrio che c'è tra il portennesto e il nesto, quindi la marza. Possiamo notare un portennesto abbastanza consistente, di un diametro di già 5-6 cm, e abbiamo messo solo una marza. Qui praticamente può anche attecchire l'innesto, ma ora che cicatrizza bene tutto il taglio, passeranno anni. Qua invece possiamo notare invece qualcosa di fatto meglio. Il diametro del portennesto è simile a questo qua, quello che abbiamo visto precedentemente, ma questo qua invece è un innesto che ho fatto io, e quindi me ne prendo il merito. Sono state inserite due marze opposte, certo, praticamente messe a 180 gradi l'una all'altra, in maniera opposta. Così facendo, già in soli 2 anni, la crescita delle due marze ha fatto sì che loro si incontrassero e che quindi la fusione avvenisse completamente e il portennesto non risentisse più di quel taglio, di quella capitozzatura che purtroppo quando andiamo a innestare è un po' inevitabile. Un taglio del genere durante la potatura, ma Pietro questo lo sai meglio tu di me, è un taglio esagerato, mentre certo, per quanto riguarda l'innesto noi andiamo a ricostituire tutta una pianta e quindi potrebbe avere anche un senso. Perfetto, poi, ottimo. Altri errori gravissimi riguardano invece le marze. Le marze, quindi, sono la parte della pianta che andiamo a innestare sopra, saranno quelle che daranno il nostro frutto, e la scelta delle marze è importantissima. Qui potete vedere proprio due marze, quella che tengo in mano io, che è freccettata verde, è una marza corretta, potete vedere un ramo lineare con delle gemme uniche, piccole, e queste gemme sono le gemme a legno. Noi quando andiamo a fare un innesto abbiamo sempre bisogno delle gemme a legno, che sono le gemme che poi ci permetteranno di avere poi delle future foglie, dei futuri rami. Invece qua è stata innestata anche correttamente, c'è un innesto a corona, però è stata innestata una marza che sembra piccolina, quindi uno dice metto comunque un ramo giovane, però in realtà questo si tratta di un ramo di più anni, anche 3-4 anni. Questo si tratta di un pero e qui abbiamo delle lamburde con queste gemme molto grosse, e le gemme molto grosse vanno a comportare il fatto che qui si tratta di gemme a fiore. Quindi potete immaginare, noi facciamo un innesto, innestiamo la nostra marza, escono fuori dei bellissimi fiorellini, ma poi finiti i fiorellini non ci rimane più nulla. Quello che invece dobbiamo andare a innestare sono delle gemme che al loro interno hanno tutto quello che serve poi per creare una pianta. Per cui queste gemme a legno, quelle che tengo nella marza, sono le più preziose. Adesso, tra l'altro, smetto di condividere perché vi faccio vedere che ho portato degli esempi proprio qui con me. Bravissimo. Qui, ecco, abbiamo un innesto. Questo qua è l'innesto a corona. Quello che potete andare a vedere è che qui i due cambi combaciano perfettamente, perché la marza l'ho inserita appena sotto la corteccia. Se si va a parlare poi di marze, potete notare che in questo innesto, che vabbè, ho portato un pezzo di pianta, non c'è la pianta intera, quindi vabbè, sì, l'innesto per modo di dire, certo, ho lasciato una e due gemme. Si tratta solo di due gemme. Quindi molto poco, molto poco. Molto poco, perché noi non possiamo pretendere dal portennesto che ci faccia vivere magari... Ho un'altra marza, qui mi trovo 1, 2, 3, 4 gemme, già 4 gemme iniziano a essere tante. Un errore che vedo comunemente è quello che quando magari mi trovo un portennesto del genere ci vado ad attaccare una marza lunga, dicendo ci metto una marza con tante gemme, così da poi avere una pianta ricca. Però quello che invece accade è che spesso l'innesto così facendo secchi. Quello che dobbiamo fare noi è fare un innesto accurato, con una o due gemme a legno, e basteranno quelle per garantire poi la crescita della nostra pianta.
perché se ne mettiamo troppe il porta innesto semplicemente non ce la fa, gli stiamo chiedendo un po' troppo. Poi di errori ce ne sono tantissimi, quindi adesso ne vediamo solo alcuni, potremmo fare tanti, ma ne faremo tra l'altro di video, di diretta anche sugli innesti e sui vari errori. Un'altra cosa da rispettare è se io ho un porta innesto, ci devo innestare sopra la marza, io la marza devo metterla nel senso giusto, non posso invertire la polarità. Per cui, come l'ho trovata sull'albero? L'ho trovata, potete notare che le marze hanno le gemmettine a legno, queste qua, che sono rivolte verso l'alto. Io la marza non la potrò girare, perché è come chiedere a noi di invertire il flusso del nostro sangue. È una cosa che non si può fare, semplicemente. Per cui se io vado a innestare con le gemme rivolte nel senso giusto, allora l'innesto potrà attecchire. Se vado a invertire la polarità, questo è impossibile, è letteralmente impossibile. Uno può fare l'innesto perfettamente, far combaciare i cambi, fare un innesto nel periodo corretto, con la pianta giusta, ma se inverti la polarità non c'è niente da fare. Non può funzionare. Non può funzionare. Per cui sono, diciamo, tre fattori. Io racchiuderei gli errori in tre fattori principali. Il primo è quindi il far combaciare il cambio. Inserire la marza sopra il porta innesto nel punto giusto. Il secondo errore riguarda la marza, quindi la scelta delle marze. Le marze devono essere rami di un anno, quindi rami giovani, e con gemma a legno. E tra l'altro anche qui abbiamo fatto un video sul canale Orto a Coltivare in cui parlavamo proprio di come raccogliere le marze e come distinguerle. Perché qui possiamo notare che abbiamo due rami, sono dello stesso susino identico, ma qui alla mia sinistra e forse alla vostra destra abbiamo una pianta con una marza con del gemme a legno di un anno. Qui invece possiamo vedere che anche se il diametro è più piccolo del fusto, abbiamo tantissime gemme, perché questo qui è un ramo di più anni, è un ramo di due. Quello che invece servirebbe è questo qua, quello che si trova all'apice. Per cui, prima cosa, scegliere le marze giuste. No, prima roba abbiamo detto scegliere la posizione del cambio. Seconda cosa, scegliere le marze giuste. Terzo errore, il periodo. Quello che è fondamentale e forse anche la cosa che poi negli anni si impara meglio è azzeccare il periodo giusto. Gli innesti si fanno a grandi linee in primavera e in autunno. Questo perché se io dovessi fare un innesto a dicembre-gennaio in pieno inverno, il porta innesto sarebbe completamente fermo, non ci sarebbe linfa che circola all'interno delle nostre piante. Quindi vado a fare un innesto, ma la marza, quella che vado a mettere sopra, non sarebbe nutrita, perché il porta innesto sotto, lui vuole dormire, non vuole prendersi cura di nessuna marza. Anzi, devo fare un taglio, tra l'altro, anche in un periodo sbagliato. Stessa cosa avviene se lo faccio in piena estate, magari a luglio, mi metto a innestare, ma anche lì le piante sono in una situazione già delicata, dove devono già rispondere a degli stress idrici, dove il loro metabolismo rallenta tantissimo per sopportare comunque i mesi più caldi. Quindi quello che si fa di solito, il periodo in cui si va a innestare di più è febbraio-marzo, dove proprio le piante finisce l'inverno e partono con la ripresa vegetativa primaverile, quindi il punto dove c'è la massima spinta linfatica. Lì possiamo mettere degli innesti e avere, non dico la certezza, però maggiore probabilità che il porta innesto nutra queste gemme. Stessa cosa avviene magari verso fine agosto, inizio settembre, quando ricominciano le piogge, le temperature leggermente calano e le piante si riattivano ancora un momentino, prima poi del riposo vegetativo. Del freddo, certo. Che è interessante perché poi coincide con il momento in cui si fanno anche diverse operazioni chiave, no? Tra pianti, alla nutrizione, così. Primavera e autunno sono proprio momenti. Mi viene una domanda vedendo quei due rametti che avevi prima per le mani, no? Sì. Il rametto che dicevi corretto per fare la signora marza, no? Per fare la marza, sembra quasi un polloncino. Sì. Allora, la mia domanda è, in effetti i polloni, che sono i nostri nemici quando ne dobbiamo tagliare mille, sono i nostri alleati in varie situazioni. È anche questo il caso, anche per fare le marze? Allora, sì, infatti il problema spesso
delle persone mi dicono è: non troviamo le marze, non trovano le marze perché magari hanno delle piante mature, magari già anziane, con poca vigoria, e quindi tendono a fare, come in questo caso, dei rametti molto esili, corti, che non sono proprio idonei a fare la marza. Invece i polloni, i succhioni, possono diventare le nostre marze. L'ideale è avere sempre dei rami di media vigoria, quindi certo, che si siano riusciti a sviluppare per magari loro 40-50 centimetri, che abbiano delle belle gemme a legno distanziate l'una dall'altra, però ecco, a volte si trovano sulle piante, soprattutto dopo dei tagli drastici, magari dei succhioni di un anno che però hanno già 3-4 centimetri di diametro. Quei polloni, quei succhioni non vanno bene, perché nel momento dell'innesto chiederebbero troppo al portennesto, il portennesto non riuscirebbe a linfatizzarli completamente. Per cui le marze, l'ideale è averle di media vigoria. Ottimo, benissimo. Allora, io pescherei qualche altra domanda, se sei d'accordo, certo. Vediamo un po'. Allora, qualcuno chiede, fammi un po' vedere. Simonetta che chiede, devo innestare un limone. Sì. Posso farlo con due marze per avere maggiori possibilità di riuscita? Immagino che qua una parte della risposta sarà dipende. Dipende, esattamente. Dipende da quanto, ripeto, come in questo caso abbiamo visto, quanto è grande il portennesto. Perché, ad esempio, possiamo notare, io, vedete, ho portato tutto il mio giardino, l'ho portato. Allora, qui potete notare che, ad esempio, ho inserito solo una marza. Qui inserire due marze inizia a essere già tantino. Magari siamo sulla grandezza limite. Ecco, qua abbiamo un esempio ancora migliore. Se io ho una pianta di limone piccolina, adesso non so qual è il caso, però dovesse avere un diametro del genere, quello che vado a fare è mettere solo una marza. Quindi una marza, qui possiamo vedere, con due gemme. Perché noi dovessi mettere due, già qua fisicamente forse due non ci stanno. Ma oltretutto richiederei troppo il portennesto. Avrei al posto che due gemme, quattro gemme, e sembra poco, però è il doppio. E per il portennesto è tanto, se ne accorge. Per cui dipende anche dalla grandezza della pianta. Quello che consiglio con gli agrumi, soprattutto se magari abbiamo una pianta già grande, già sviluppata, è quello di fare l'innesto a gemma. Perché l'innesto non si fa magari solo con le marze, ma si può fare anche a gemma. Qui ho un esempio. Possiamo vedere che posso avere il portennesto anche grande, un portennesto molto sviluppato, e io ci vado a innestare una semplice gemma. Qui l'innesto va svolto a marzo, quando le piante iniziano a essere già un po' più sveglie, e si dicono in succhio, si dice così, piante in succhio, vuol dire che ci hanno già spinta linfatica, ed è un momento ideale per fare l'innesto a gemma, perché si riesce a staccare bene la corteccia. Per cui vado a fare due tagli, uno orizzontale e uno verticale, e vado a inserire una gemmettina, prelevata sempre dal ramo di un anno, sempre una gemmettina di questo ramo, e la vado a inserire qui. In questo caso ha senso assolutamente pensare di utilizzare più gemme. Posso metterne una qua, io in questo caso ho fatto solo un innesto, potevo farne anche tre o quattro. Nel caso degli agrumi, sono piante che soffrono le potature eccessive, per cui l'innesto a gemma secondo me risulta molto efficace. Ovviamente non è che io ho questa gemmettina e poi vado subito a tagliare il resto della pianta. Prima mi assicuro che queste gemme si sviluppino, e nel momento in cui vedo che ci sono dei germogli ben sviluppati, a quel punto magari posso pensare di tagliare la chioma del portennesto. Quindi, a differenza degli innesti a marza, dove vado prima a tagliare il portennesto e poi inserirci la marza, qui posso prima inserire la marza, che è una semplice gemma, e dopo, mesi dopo, quando sono sicuro che l'innesto è attecchito, posso andare a tagliare. Quindi anche per chi magari è alle prime armi, un innesto a gemma potrebbe essere anche interessante, perché non vai a compromettere tanto il portennesto. Comporta sicuramente meno rischi, insomma. Meno rischi, assolutamente. Sì. Allora, c'erano due o tre domande sull'innesto del ciliegio. Ora, è un po' indietro questa domanda qua, vediamo se la ripesco.
però siccome si riproponeva dopo, qualcuno chiedeva che, ecco, questa anche, mi hanno detto che il ciliegio non ama il suolo acido, su cosa posso innestarlo? Allora, questa può essere una parte della domanda, perché un'altra invece chiedeva, ma il innestare il ciliegio domestico sul maraschino, no? Quindi sulle ciliegie selvatiche, quelle piccoline, funziona? Quindi tema ciliegio, innesto del ciliegio. Tema ciliegio. Allora, in generale esistono delle piante che si possono innestare e altre no. Quindi ci sono anche lì delle affinità. Senz'altro posso innestare ciliegio con ciliegio, melo con melo, pero con pero, quindi da quel punto di vista siamo a cavallo. Però esistono anche invece degli innesti che si possono fare su piante differenti. Ad esempio, il susino posso innestarlo sopra un albicocco o viceversa, perché sono su due piante molto compatibili. Il trucco è vedere i frutti. Se i frutti si assomigliano parecchio, di solito si possono innestare. Ad esempio, se noi all'albicocca togliamo l'arancione, mettiamo il viola, l'albicocca e la susina forse si assomigliano parecchio. Invece già innestare un'albicocca con un ciliegio risulta difficoltoso. Il ciliegio, per mia esperienza, attecchisce bene, nel senso non solo che poi l'innesto lo vedi che si sviluppa, ma che poi la pianta negli anni, nei decenni si sviluppa bene. Il ciliegio si sviluppa bene solo su ciliegio, o quasi. Tendenzialmente... Sì, assolutamente. Si può innestare anche sull'amareno, sul maraschino, però si ha un effetto nanizzante, che tra l'altro può anche essere, può essere comodo, perché il maraschino tende a crescere un po' meno rispetto al ciliegio, per cui tende a avere delle radici più piccole e a strutturare una pianta un po' più piccola. Al contrario, si può fare, però, ecco, non ho mai visto qualcuno con un bel ciliegio fruttifero innestarci sopra il maraschino, però si può fare, la compatibilità c'è. Ottimo, c'è un'altra domanda e poi magari passiamo al prossimo tema, che credo interessi a diversi. Chiedeva Paolo, innesto meccanico o a foro? Mm-hmm. Quindi ho visto anch'io, ci sono delle macchinette, ne hanno inventate un monte veramente, per fare l'innesto proprio preciso, veloce, a macchina, velocissimo. Assolutamente, cosa ne pensi? Allora, e lui chiede, come si fa a combaciare il cambio in questi innesti meccanici? Certo, allora esistono innesti a foro meccanico che sono fatti proprio col trapano, con l'avvitatore. In quel caso semplicemente si prende, adesso proviamo a fare un esempio noi. Abbiamo un rametto, lo vogliamo innestare con un'altra marza, noi andiamo a prendere una praticamente marza dello stesso diametro. È un po' come se ho la forbice qui. Si può fare anche su rami più grossi, però tendenzialmente noi abbiamo una marza, ce ne dobbiamo inserire un'altra. Come facciamo? Facciamo col trapano un foro, quindi qui con una punta molto piccola, un forellino, e che praticamente va a scavare l'interno del ramo, ma lasciando intaccata la corteccia e soprattutto il cambio, quella linea che dicevamo prima. Dall'altra parte invece cosa si fa? Si va a diciamo togliere un anello di corteccia, lasciando invece il cambio e tutto quello che ci sta dentro il cambio, così da creare praticamente un Lego. Vado semplicemente a unirle, per cui i due cambi sono in strettissimo contatto. Ecco, questo tipo di innesto può essere funzionale, può essere proficuo, però bisogna anche capire qual è la sua comodità. Ad esempio, innesti di rami dello stesso diametro, posso tranquillamente fare un innesto a spacco come quello che ho qui. Ah, perfetto. Quello che ho qui, quindi rami dello stesso diametro, posso fare innesto a spacco, che è l'innesto più semplice che c'è. Quindi con un coltello vado semplicemente, guarda, lo divido, il portainnesto lo vado a spaccare, a dividere in due. E invece il nesto vado a creare una forma a fischietto. Quindi quello che basterà fare è praticamente unire le due parti, incastrarle e il nostro innesto sarà fatto. A pressione, esatto. Non so se hai visto bene, magari con le mani davanti. Praticamente sì, vado benissimo, si vedeva. Ottimo. Bene. Idem, su sempre gli innesti meccanici, ci sono le famose macchinette, sempre sull'innesto diametrale, così con diametri uguali,
che fanno l'innesto, ad esempio, a Omega. Quindi, per intenderci, la forma che c'ha il puzzle. Quindi una forma che si va a incastrare perfettamente e evita poi anche, la, diciamo, che la marza scappi via. Anche lì, perfetto, ad esempio, ci sono dei vivai, ad esempio con la vite si usa tanto per innestare le barbatelle, si può fare. Chi deve fare magari non qualche decina, ma magari qualche centinaia di innesti al giorno, però si tratta di macchinette che usi sui tavoli da lavoro, praticamente. Le barbatelle, certo, si lavorano prima sul tavolo da lavoro e dopodiché le si va a mettere in campo. Quindi, secondo me, parere personale, è anche un parere che ho riscontrato con altri innestatori, innestini, è quella di comunque utilizzare coltello. Il coltello senza dubbio è quello più efficace. Anche, ottimo, perché ad esempio sull'innesto foro meccanico c'è il problema che magari se uso troppo veloce il trapano o l'avvitatore vado a scottare il cambio, vado a scottare proprio la parte che dovrebbe essere, quindi a bruciare le cellule che dovrebbero essere quelle che poi vanno a, è chiaro, a fondersi. Sì. Il coltello è il più rispettoso, secondo me. Ecco, se devo fare, perfetto, una conclusione. Certo. Allora, ricavando dalle domande anche un po' gli argomenti, diciamo, credo che interessino di più, mi venivano due domande da farti, raccogliendo un po' da quello che vedo. Una è, facciamo un attimo una ricapitolazione dei tipi di innesto, anche non spiegandoli tutti, e premetto qua che il tema sarebbe, ragazzi, enorme. Noi facciamo una diretta come sempre per aprire delle finestre, ma potremmo stare qui 3-4 ore tranquillamente a parlare di innesti. Purtroppo non le abbiamo 3-4 ore, quindi esatto, cerchiamo di riassumere, insomma, alcune cose. Quindi, a corona, provo io. Assolutamente, e possiamo vederlo qui. L'innesto a corona è un innesto in cui si va praticamente a incidere solo la corteccia. Ora, sì, posso tirarlo fuori. Ok, era fatto così bene che non si riusciva a tirare fuori. Allora, non usciva. Si va a incidere semplicemente la corteccia, la si alza leggermente e poi invece, sì, la marza la si lavora, vedete, con una forma del genere. Quindi, da un lato vado a togliere delle fettine di legno, dall'altro invece, vedete, togliamo solo la punticina. Questo permette comunque di mettere in contatto il cambio sia sulla punta sia qua, lungo i lati. Quindi quello che andrò, perfetto, a fare è proprio un inserimento così, adesso il gioco era già fatto, e l'innesto così è fatto. È uno dei più semplici. Tra l'altro l'innesto corona lo consiglio su porta innesti grandi, dove ad esempio l'innesto a spacco non si può fare, almeno non è consigliabile, perché dovrei andare a rompere un ramo già di una certa dimensione. Quindi la difficoltà mia nel spaccarlo a metà e soprattutto la difficoltà poi della pianta a rimarginare il taglio. Quindi alle marze è un po' più rispettoso. Perfetto. Questo tipo di innesto va fatto con la pianta già un po' in succhio. Quindi a febbraio, io oggi l'ho fatto, ma ho fatto una fatica, cioè nel senso una mano un po' esperta riesce a farlo anche già a febbraio, ma l'ideale, l'innesto corona, è farlo a marzo, quando c'è già spinta linfatica e la corteccia si stacca bene. Benissimo. Poi abbiamo quello a spacco, quindi abbiamo visto il corona. Abbiamo quello che abbiamo visto qui, io di innesto spacco ne ho ben due. Qui potete vedere l'innesto spacco può essere fatto tendenzialmente con diametri piccoli. Io consiglio di fare l'innesto spacco con dei portainnesti di diametro inferiore ai 3-4 cm e nel caso abbiamo il portainnesto più grande, la marza sarà posizionata, come potete vedere, su un fianco, proprio per far combaciare qua i cambi. Sì. Se invece abbiamo il diametro uguale tra portainnesto e innesto, il cambio combacerà sui due lati, da una parte e dall'altra. Perfetto. Perfetto. Poi abbiamo l'innesto a triangolo. L'innesto triangolo è una via di mezzo tra l'innesto spacco e l'innesto corona. Si può svolgere anche lui a febbraio perché non serve alzare la corteccia, ma quello che si va a fare è uno scavetto, quindi una forma a triangolo all'interno del nostro porta innesto, e questo lo si fa sempre col coltello da innesti, e anche la marza la si lavora in maniera complementare, quindi si fa la stessa forma sulla marza. E qui è molto semplice poi l'inserimento. Praticamente vado a far combaciare marza e portainnesto.
Nel momento in cui vado a incastrarle, potete vedere che le due cortecce esterne combaciano perfettamente. Io dico cortecce, però si intende sempre il cambio, mi raccomando. Quello che deve combaciare è il cambio, che è la linea che sta appena sotto la corteccia. Perché dico questa cosa? Perché nel caso io mi dovessi trovare un porta innesto grande, in questo caso non è neanche tanto grande, la corteccia non è spessita. Però le piante, come ad esempio il ciliegio, tende a fare una corteccia già più spessa, le piante man mano che crescono, crescono di diametro, ma anche la corteccia si inspessisce. Una pianta adulta ha una corteccia magari di 2-3 cm. Non posso pretendere di inserire la marza con la corteccia, possiamo rivedere qua, con la corteccia in linea. Perché avere la corteccia in linea su delle piante giovani significa avere anche il cambio che è allineato. Su un porta innesto invece più grande, con una corteccia più spessa, guarda, possiamo ricondividere l'immagine di prima che secondo me faceva capire rende bene. Benissimo, infatti rende benissimo, perché il cambio è su due livelli diversi, per due forza. Due livelli diversi, perché c'è una corteccia più spessa e una corteccia più fina. Sì. Esattamente. Qui possiamo, ecco, torniamo indietro. Possiamo notare che non sono a filo le due cortecce, perché ci troviamo con la corteccia della marza molto più indietro rispetto alla corteccia del porta innesto, perché il primo mezzo centimetro del porta innesto è tutta corteccia, per cui quello che invece abbiamo fatto combaciare è proprio il cambio. Voilà, benissimo, benissimo. E queste sono, diciamo, gli innesti a marza, e che si possono fare in primavera, quindi febbraio-marzo. Dopodiché, sì, invece abbiamo gli innesti a gemma. Innesti a gemma anche qui ne esistono di tanti tipi, e la grossa differenziazione non sta tanto, qua potevo fare, questo qua è un innesto a scudo, poteva essere un innesto a pezza, poteva essere a zufolo, poteva essere in tanti modi, ma si differenzia soprattutto in due: innesti a gemma vegetante e innesti a gemma dormiente. Grossa differenza qual è? A gemma vegetante, come in questo caso, è una gemma che io, dopo che l'ho innestata, già i giorni successivi inizierà a lavorare. Perché io l'ho innestata, ad esempio, oggi, anche qui bisogna alzare la corteccia, per cui sempre meglio innestare verso marzo. Quindi adesso sarebbe ancora presto. Però mettiamo, a metà marzo faccio questo innesto dove inserisco la gemma e a marzo inizia a far caldo. Per cui da questa gemma ci troveremo ad aprile, da maggio, già un germoglio. Invece lo stesso identico tipo di innesto lo posso svolgere a agosto-settembre. Lì si chiama a gemma dormiente perché noi andremo a prelevare, praticamente adesso non ce l'ho qui perché non è stagione, andremo a prelevare delle gemme dormienti che si trovano in corrispondenza della foglia. Quindi io avrò una foglia che vado a tagliare, prenderò la gemma ascellare di quella foglia e vado a fare un innesto simile a questo. Però nel caso l'innesto a gemma lo facciamo ad agosto, quella gemma lì rimarrà ferma per tutto l'autunno, tutto l'inverno, e quando ripartirà a marzo-aprile con tutta la pianta. Però il vantaggio qual è? Prima di tutto che se io capisco già in estate qual è la pianta che voglio andare a innestare, non devo aspettare la primavera successiva. Posso innestare prima e poi avere delle gemme che saranno senz'altro più prestanti. Perché un conto è innestare ad agosto con una gemma che è rimasta lì per dei mesi, la fusione è avvenuta completamente e poi a marzo fa un germoglio. Un conto è innestarla a marzo e pretendere che aprile faccia già tantissime foglie. Ovviamente il primo anno gli innesti vanno un po' più rilento che le altre gemme. Perfetto, benissimo, ottimo. Allora, avevamo un'ultima sezione nel nostro programma, che non sono state fatte domande su questo, ma credo sia interessante tirarlo fuori questo discorso qua. Venivano fatti anni fa, insomma, ora sono un po' caduti in disuso, ma c'è chi ancora ne discute, insomma, ecco, di questa roba qua. Gli innesti con la terra. Cosa vuol dire questa cosa qua? Che tipo di tecnica era e perché magari non è proprio, diciamo, troppo aggiornata? Certo. Allora, gli innesti con la terra sono gli innesti antichi, l'innesto tradizionale, per cui la tecnica di fusione tra le due piante è rimasta invariata. L'innesto a corona, l'innesto a spacco si facevano già
centinaia, se non migliaia di anni fa. Però quello che cambia è il materiale con cui poi noi andiamo a coprire il nostro innesto. Oggigiorno noi possiamo, ad esempio, per legare porte innesto usare la raffia, che la raffia è quella che veniva utilizzata anche anticamente. Però la raffia serve per legare la marza. Se noi vogliamo andare a coprire il taglio del porto innesto e coprire la cima della marza per evitare che asciughi, per evitare che si danneggi, oggigiorno utilizziamo il mastice. Esiste il mastice per innesti che ha una doppia efficacia. Il primo va a disinfettare un po' il taglio, dopodiché lo va a coprire per evitare che asciughi. Poi esistono altri metodi, ad esempio c'è il nastro per innesti, il body tape, che praticamente è un nastro, tipo come se fosse un po' uno scotch. Io tra l'altro non ce l'ho qui, ma mi sa che l'ho finito la stagione scorsa, ero convintissimo oggi di averlo, non l'ho trovato. Questo c'è nastro per innesti, esatto. Il nastro per innesti biodegradabile, tra l'altro ho l'immagine anche di quello, per cui possiamo rimediare. Possiamo farlo vedere, benissimo. Possiamo farlo vedere, assolutamente sì. Finché apri, io intanto ringrazio tutti quelli che sono collegati, perché siamo ancora tantissimi, siamo quasi 300, per cui io direi che possiamo andare avanti ancora 10 minuti, un quarto d'ora, insomma, quando siamo così tanti facciamo gli straordinari, facciamo qualche minuto in più. Ok. Vedi la condivisione, Pietro? Sì, sì, si vede bene. Perfetto. Non mi apre l'immagine. Aspettate. Ecco, mi sa che è uscito dalla live Gianmarco, ma arriverà prestissimo, di sicuro vedrai che si ricollega subito. E nel frattempo posso provare a rispondere io a qualche domanda. Luca chiede, ha senso fare un innesto da un succhione che parte dal suolo? Allora, se parte dal suolo sarà un pollone, per convenzione si chiamano così, no? E credo di poterti già rispondere io, se è della varietà giusta, nel senso della pianta giusta per fare da porti innesto, un pollone in genere ha dimensioni ancora contenute, specialmente nei primi 2-3 anni, per cui sì, ecco, può avere sicuramente senso, è della dimensione, insomma, corretta per poter fare questa cosa qua. E, Fulvio chiedeva se una volta che ha... Ecco intanto Gianmarco, vai, perfetto. Ero scomparso, scusate. Tranquillo. Almeno non sono l'unico stasera che guarda. No, benissimo. Io stavo rispondendo con quel poco che so a un paio di domande, ma quelle proprio basiche. L'esperto di Nancy sei tu. Ok, eravamo sul nastro, ma non è andata la condivisione, però insomma uno dei materiali è il nastro, che non fa, diciamo, l'effetto del mastice che va a disinfettare la ferita, ma allo stesso tempo fa anche il lavoro della raffia. Quindi io col nastro posso andare sia a legare la marza al porto innesto, sia a coprire il taglio, per cui quello risulta comunque protetto. L'innesto antico invece cosa si faceva? Si andava a legare con la raffia, però poi c'era il problema che l'innesto seccava. Allora si metteva una palla di terra, proprio una palla di fango, che andava a protezione del nostro innesto. Lo proteggeva da cosa? Semplicemente dall'evaporazione dell'acqua. La tecnica stava in quello. Dopodiché, per tenere quella palletta lì di fango, si metteva sopra uno straccio, si metteva un tessuto per tenerlo. Io spesso vedo un errore particolare, due errori, due considerazioni. La prima, ho sentito tanti dire no, bisogna mettere la terra perché le piante fanno le radici nella terra, però l'innesto invece è una cosa completamente diversa. La marza non si inserisce all'interno del portainnesto con delle radici, ma semplicemente va a sviluppare il fusto all'interno del portainnesto, quindi si tratta di ramo con ramo. Mentre, e quindi la Esatto. questione radicale della terra non c'entra. Un altro errore che vedo fare spesso è legare la marza, metterci il mastice e dopo in aggiunta anche la terra.
Ecco, quello risulta meno efficace, non c'è una motivazione specifica, perché comunque quello che va a fare il mastice di evitare l'evaporazione dell'acqua lo fa già lui, non serve a aggiungerci terra. Tra l'altro, Perfetto. consiglio generale, io ad esempio con le potature non utilizzo il mastice, utilizzo la propoli, perché il mastice tende comunque a creare degli ambienti umidi e non va sempre benissimo. Potrebbe andare bene, come non andare bene. Però nel caso degli innesti risulta efficace proprio perché va a, diciamo, togliere quel problema dell'evaporazione, che invece coi tagli risulta meno un problema, perché se il taglio asciuga, anzi, è anche un vantaggio. Quindi, Infatti Gianmarco mi colpiva prima quando appunto dicevi mettiamo il mastice per non far asciugare, per mantenere umido. E in mantenere effetti l'umidità. in potatura è esattamente quello che non dovremmo fare. Quindi Esattamente. corretto disinfettare con la propoli, volendo anche appunto con il rame, ma non si usa più, ormai è riconosciuto universalmente, insomma, che non si usa più. Il mastice negli innesti invece sì, perché è proprio quello che vogliamo fare È invece, quello che vogliamo mantenere umido. fare, assolutamente. Voilà. Tra l'altro, sugli innesti, ritorno a dire, bisogna essere il più lungimiranti possibile, per cui Sì. a volte ci si trova a dover innestare anche delle piante grandi, però innestare le piante quando sono ancora giovani è l'ideale. Perché? Perché praticamente si va a creare una fusione che, siccome è avvenuta fin da subito, le due piante saranno Sì. molto più complementari. E soprattutto non andiamo a creare dei tagli del genere che magari ci mettono un po' di anni prima di rimarginare. Per cui anche nel tema Perfetto. innesti non si diventa dei macellai che tagliuzziamo ovunque. Anche lì, se riusciamo a essere il più rispettosi possibili, con magari degli innesti a gemma, con degli innesti graduali, magari non innestare tutto in un anno, ma innestare in più anni, anche lì risulta senz'altro più rispettoso nei confronti della pianta. Ottimo. Allora, senti, prima di chiudere e svelare il regalo che hai preparato per chi ci ha seguito finora. Ormai siamo verso le 10:10, cominciamo ad andare verso le 10:15, così facciamo sto regalo di un quarto d'ora in più, che siete ancora 284 in questo momento, ragazzi, fantastici. Grazie mille. Vedo diverse domande sul cosa posso mettere su cosa, che questo è un altro tema infinito, no? E c'erano due o tre domande prima che riguardavano il mandorlo. Qualcuno chiedeva, ora mi sa che sono rimaste parecchio in su, uno chied... anzi qualcuna, perché erano due signore o ragazze che lo chiedevano, si può innestare qualcosa sul mandorlo? E mandorlo dolce su mandorlo amaro, funziona? Ecco Natascia, Assolutamente. grazie Matteo che ci sta Perfetto. assistendo e supportando. Ok, allora anche lì, sempre sulla questione dei frutti che si assomigliano, sembra strano, però in realtà il mandorlo e il pesco si assomigliano tantissimo. Noi, se Certo. non stiamo a pensare alla pianta, ma stiamo a pensare al frutto, uno pensa alle mandorle, pensa alle mandorle, al seme, quindi da mangiare. Se uno pensa alla pesca, pensa al frutto carnoso. Per cui non le identifica come una pianta simile, una pianta parente. In realtà, se andiamo poi invece ad analizzare la pianta, si tratta di due piante simili e il frutto è molto uguale, cioè molto simile. Perché semplicemente del pesco noi mangiamo la polpa e del seme ce ne freghiamo. Del mandorlo invece facciamo il contrario. La polpa del frutto del mandorlo non la mangiamo e ci concentriamo invece sul seme. Per cui il mandorlo risulta un ottimo partennesto per ad esempio il pesco, perché dà al pesco Perfetto. maggiore vigoria, maggiore stabilità anche con le temperature, quindi è un ottimo partennesto. Mandorlo dolce con mandorlo amaro, senz'altro si possono innestare senza nessun problema. Ottimo, ottimo. E poi non l'ho vista, ma te la faccio io questa domanda qua. Sulle pomace, invece, quindi pero e melo. Una domanda che mi fanno spesso tanti, il cotogno a chi può fare da portinnesto? Melo e pero ci stanno bene sopra? Allora, si tratta di tre piante potenzialmente affini, nel senso tutte e tre si innestano con tutte e tre. Se vai a intercambiare marzo e portennesto, si innestano tutte. Però ci sono delle combinazioni migliori, più vantaggiose e altre meno. Ad
Ad esempio, il cotogno tende a nanizzare. Il cotogno ha una crescita più lenta, una crescita minore, è meno vigoroso rispetto al melo e al pelo. E, ad esempio, sul cotogno innestarci sopra il melo non è proficuo, perché risulterebbe che il melo, cioè, perde troppa vigoria e non abbiamo poi dei frutti e una pianta, diciamo, dinamica e giusta. Invece col pero, che tende ad essere una pianta un po' meno vigorosa del melo, innestarla sul cotogno va benissimo. Dà un effetto nanizzante, ovviamente. Innestare il pero sul cotogno, ci ritroviamo una pianta che dopo anche 10 anni è alta 2-3 metri. Innestarlo invece su pero franco, magari il pero cresce maggiormente. Per cui, perfetto. Anche lì, l'affinità, spesso e volentieri, c'è anche il ciliegio, si potrebbe innestare sul susino. Però poi la marza magari sopravvive 2-3 anni, magari anche un po' di più, però non si tratta senz'altro di una pianta su cui investire, che dopo 50 anni torniamo la vediamo ancora rigogliosa. Quindi certo. Stessa cosa vale con le pomacee, per cui il cotogno può essere il portainnesto, soprattutto del pero, del melo fa fatica. Idem, pero e melo si possono innestare tra di loro, ma l'ideale è innestare pero su pero e melo su melo. Quello senz'altro. Ottimo. Per cui anche lì utilizzare il portainnesto di melo, poi ne esistono tantissimi tipi, perché il Trentino si è specializzato con portainnesti di tutti i tipi, da quelli nanizzanti a quelli più vigorosi, quindi sul melo troviamo di tutto anche in commercio. E a questo punto, secondo me, siamo proprio nell'argomento perfetto per svelare, a questo punto sono quasi le 10:15, per svelare cosa hai preparato, perché... Sì. È veramente succosa, visto che stiamo parlando di frutta, veramente succosa la sorpresa. Certo. Spara Gianmarco, certo. Vai, allora, rivela il segreto. Ho preparato una tabella con le piante da frutto le più comuni, mi pare dovesse 26-27 piante. Per ogni pianta ho messo la tecnica di innesto preferita, diciamo preferita la pianta. Poi si potrebbero fare tutti gli innesti su tutte le piante. Però, ad esempio, con gli agrumi si tende a fare l'innesto a corona e l'innesto a gemma, perché tendono ad essere più proficui gli innesti quelli sotto la corteccia. Per cui, ad esempio, lì è un caso emblematico. Dopodiché ho messo la data, il periodo, in cui si va a effettuare quell'innesto con quella pianta. Per cui è una tabella complessa, poi la vedrete. Dopodiché ho messo l'affinità del portainnesto e della marza. Quindi, ad esempio, col pero vedrete che ho messo affinità portainnesto con cotogno e pero stesso. Quindi l'affinità. E ho messo anche se la marza deve essere frigo conservato o meno. Qui non ne abbiamo parlato stasera, però c'è un trucchetto, quello di prelevare le marze a gennaio per poi andarle a innestare a marzo. Questo perché ci dà un sacco di vantaggi il fatto che ci troviamo delle gemme ancora chiuse su un portainnesto che magari è già molto linfatizzato. Fresco. Per cui abbiamo delle marze che chiederanno poco un portainnesto e il portainnesto invece è pronto a rispondere alle domande della marza. Di fatto dovremo metterle in frigo, quindi. Sì, dobbiamo, esattamente. Immagino chiuderle, mi sembra, in un sacchetto di plastica. Un sacchetto di plastica, per evitare che ci sia sempre l'evaporazione dell'acqua, chiudere un sacchetto di plastica e metterle in frigorifero. Nel metodo antico, quando non c'erano i frigoriferi, cosa si faceva? Si faceva una buca profonda 30-40 centimetri, si avvolgevano sempre in un sacchetto impermeabile, il più impermeabile possibile, e le si metteva sottoterra, le si copriva, preferibilmente magari dietro a un muro esposto a nord. Per cui quelle marze facevano lo stesso, cioè come nel frigorifero che si conservano con le basse temperature, uguale col metodo antico si faceva una buca dove poi le marze rimanevano più a fresco e non iniziavano a lavorare. Fantastico, fantastico. Ma tornerei su quello che hai preparato, e finché lo raccontavi e lo spiegavi mi veniva in mente questo, no? Che è un po' la filosofia di orto da coltivare, no? Che sta nascendo, e Matteo questa cosa ce l'ha avuta in testa fin dall'inizio, no? Un gruppo di appunto persone, esperti anche così, che mettono a disposizione conoscenze anche in questo modo qua, cioè una tabella come quella che hai fatto te la trovi
su libri specializzati, cioè è una roba fatta veramente bene, ci sei stato dietro, ci sono 10 anni di esperienza dietro, no? Per cui è veramente anche per noi una soddisfazione quando riusciamo a portare valore in questo modo, insomma, a chi ci sta seguendo, no? Ecco. Infatti il mio obiettivo era quello di risparmiare alle persone che vedono questa tabella, che vedono i nostri video, un sacco di errori che io ho fatto. Perché dentro quella tabella, più che i successi, ci sono i miei errori. Perché negli anni, tutte le volte che non funzionava qualcosa, mi sono sempre posto la domanda, come mai questa cosa non ha funzionato? Certo. Perché l'innesto non ha attecchito come pensavo. E allora, niente, questa tabella racchiude un po' tutto quello che è stata la mia esperienza. Fantastico. E anche l'esperienza di altri. Fantastico. Vi ridico dove la trovate. La trovate nei commenti. Matteo l'ha messa proprio ora e nella descrizione della diretta, per cui anche se non riuscite a scaricarla ora perché ci state ascoltando, dopo potete andare sul canale di Orto Coltivare o sulla pagina Facebook e beccate nella descrizione, Matteo ha messo il link, quindi potete andare direttamente da lì e la scaricate gratuitamente, per cui è proprio una roba che abbiamo preparato proprio perché si collegava stasera, insomma, questa qua. E, già scaricata, Alberto, bravissimo, Alberto, fantastico. E io direi cominciamo a salutarci, siamo ancora 275. Io veramente, a parlare di innesti, ragazzi, bellissima sta cosa, insomma, di solito è a parlare di altre cose che si fanno questi numeri, invece fa molto, molto, molto piacere questo, davvero. Ho visto un commento che diceva: bella la tabella, dipende dalla zona. Assolutamente sì. Dipende dalla zona e dipende anche dalla stagione. Quest'anno, ad esempio, sta già facendo più caldino, per cui avremo senz'altro una stagione anticipata. È una tabella indicativa. Tra l'altro, vedete che io ho messo anche un range. Febbraio, cosa significa febbraio? Può significare il primo febbraio come l'ultimo febbraio. Ottimo. Se abita a Reggio Calabria, immagina che magari potrebbe farlo inizio febbraio, se uno invece è in Trentino, magari ci fa una ragionata, dice aspetta un attimino in più. Ho messo dei range di tempo un po' grandi. Ottimo. L'importante è vedere quando la pianta è nelle condizioni corrette, quando è in succhio, quindi quando le gemme cominciano a ingrossare, giusto? Le gemme iniziano a ingrossare, magari addirittura iniziano i primi fiorellini per le piante precoci, come può essere il pesco o l'albicocco, per cui lì è il momento in cui la pianta è senz'altro in succhio. Perfetto. Bene, l'ultima cosa che vi dico prima di salutarci è: non dimenticatevi, l'ha scritto Matteo adesso nel commento sotto, di iscrivervi anche al canale di Gianmarco, così facciamo rete insieme, facciamo crescere sempre di più questa bella community che si sta creando. Quindi io ringrazio di cuore Gianmarco per essere stato con noi stasera. Tra l'altro noi, Gianmarco, ci si vede dopodomani. Dopodomani, mercoledì ci vediamo, infatti. Finalmente ci si incontra. Sì. E poi, ecco, l'altra cosa, volevo ringraziare Matteo. Anzi, Matteo, se sei ancora collegato, puoi anche fare un saluto, sì, visto che l'hai aperta. Se riesci, solo se riesci. Il nostro angelo. Eccomi. Eccoci, perfetto. E grazie a tutti di essere stati qua. Siete ancora a 272. Continuo a essere impressionato. Incredibile. Grazie mille a tutti, veramente. Un piacere enorme venire qua a fare la diretta, poi parlare degli innesti, che è la mia passione. E quindi grazie mille davvero. Ottimo. Io dico una cosa di servizio. Siccome ci sono tantissime domande, l'ha già detto Gianmarco all'inizio, le domande che avete fatto, se ve le ricordate o ve le copiate adesso, poi c'è un trucco per farcele, perché YouTube chiude la chat, quindi e noi non possiamo più rispondervi in chat, ma voi, se tornate sulla pagina del video, quindi la refresciate quando il video sarà finito, potete accedere ai commenti, per cui riportate le vostre domande nei commenti, e speriamo che ci passi Gianmarco, perché se no li vedo io, che non so niente di innesti, e quindi state freschi. Fatto, perché un'ora per parlare di come qualsiasi argomento sembra pochissimo, bisogna parlare. Tanti più domande ci sono, meglio è, risponderò a tutte. Un'altra cosa che Paolo ci ricorda: la prossima fate la potatura? Ebbene sì,
perché la prossima Pietro farà la potatura dell'olivo, che è proprio il suo pane quotidiano. Da ormai possiamo dirlo toscano, quindi tra l'altro ci sarà anche un ospite speciale, perché di potatura dell'olivo ne parlano sempre in tanti. Noi abbiamo pensato di invitare Francesca dell'azienda Il Poderaccio, che fa un olio fantastico e darà qualche dritta anche sul rapporto tra potatura e qualità dell'olio. Quindi ci saranno le vostre domande, che spazieranno un po' su tutto, ci sarà anche qualche chicca, e sarà settimana prossima, quindi sì. Tra una settimana esatta, lunedì prossimo, ci ritroviamo qua, cioè sul canale di Orto da Coltivare, dove trovate la diretta Potatura Olivo. Vi ringrazio tantissimo, perché grazie a tutti. È stato interessantissimo per me per primo. Grazie Gianmarco di tutto. Grazie a voi. Ci vediamo alla prossima. Allora. Ciao. Ciao a tutti, buona serata. Buona serata. Ciao.